Compra anche tu su Pumpling e con il codice sconto SPACE15 riceverai il 15% di sconto. Noi siamo Nidus. E rieccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. Oggi mega recapone a tema Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Partiamo subito con il confermare la data d'uscita dei titoli, ovvero il 15 novembre 2019. Ora invece partiamo con l'analisi del trailer. Per prima cosa il trailer ci mostra il nostro rivale Hop, il quale utilizzerà lo starter in svantaggio rispetto al nostro. Dopo pochi secondi ci verrà mostrata la professoressa Pokémon della regione, ovvero Flora, con la sua assistente, nonché nipote, Sonia. Il trailer ci mostra in seguito ben 4 nuovi Pokémon della regione di Galar, ovvero Glossifer, il Pokémon di tipo erba molto simile a un fiore, Eldegoss, anch'esso di tipo erba e probabilmente facente parte della linea evolutiva del Pokémon precedentemente citato, Wooloo, la pecorella di tipo normale, Corviknight, il corvo di tipo acciaio volante, e infine Dreadnought, la tartaruga alligatore di tipo acqua-roccia. Sul sito ufficiale Pokémon sono stati già annunciati 2 nuovi capi palestra, ovvero Yarrow di tipo erba e Azzurra di tipo acqua. Viene inoltre introdotta una nuova dinamica di gioco, la funzione Dynamax, che rende uno dei Pokémon della squadra più grande del normale e sarà una funzione fondamentale per le lotte in palestra. Infine, parliamo di leggendari, Zacian e Yamazenta. I loro tipi sono ancora sconosciuti, ma a quanto pare avranno una forma alternativa utilizzabile in combattimento. Secondo alcune indiscrezioni, invece, come uno dei 2 tipi potrebbero avere il tipo lotta. A fine trailer viene mostrato un frame interessante rappresentante il duo allerta, pronti ad affrontare un terzo nemico. Avremo forse anche in questa generazione un terzo leggendario antagonista? E voi che cosa ne pensate? Cosa vi è piaciuto di questo trailer? Scrivetelo qua sotto nei commenti, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E detto questo, con un banff, vi saluto.